davanti a un libro importante, un libro che cambia anche la lettura di Eleonora, che ce la rende molto più vicina a noi, ce la fa amare, cioè di quando ce la fa conoscere e quindi ce la fa amare. Siamo davanti davvero alla rara capacità dei giornalisti che, quando diventano storici, fanno amare i personaggi della storia più degli storici, perché questo è il dato di fatto. Ed è per questo che ringraziamo Stefania del lavoro che ha fatto, perché le è costato fatica, ed è per questo che Stefania avrà l'onore di presentare il libro anche alla biblioteca di Pisserac, qui per testimoni. Grazie. Oltre che per la prefazione, per questa ennesima splendida presentazione al mio libro. E siamo ad Oliena, quindi bisogna dire che Oliena, come molti altri luoghi della Sardegna, ha conosciuto nel tempo il passaggio del dominatore di turno. Nel periodo precedente a quello che io descrivo nel mio libro, faceva parte del giudicato di Gallura nella curatoria di Galtellì. Poi è passata sotto il dominio pisano, successivamente è entrata a far parte dei possedimenti aragonesi della potente famiglia dei Carros, e infine è entrata nell'orbita del giudicato d'Arborea con Mariano IV prima e con Eleonora d'Arborea poi. Quindi si può dire che una parte della storia di Oliena sia indissolubilmente intrecciata a quella della nostra giudicessa. E quando mio amico Sebastiano mi ha proposto di scrivere questo libro, ne sono stata assolutamente entusiasta, perché a mio avviso, e poi vi spiego anche brevemente il mio punto di vista, Eleonora d'Arborea è un personaggio storico assolutamente affascinante. Mi piace dire che con lei, con Eleonora, la storia subisce un cortocircuito, perché la giudicessa d'Arborea riesce ad allargare, ad ampliare gli orizzonti angusti, cupi, dell'epoca medioevale, caratterizzata da una bassissima, a questo tengo molto, tutela delle fasce deboli della popolazione, per intenderci gli schiavi, le donne, gli stranieri, i presunti eretici. Ecco, nel mondo feudale, ad esempio, come ho scritto nella premessa, il padrone disponeva fisicamente del servo, poteva torturarlo, ucciderlo senza incorrere in nessuna sanzione. Le donne non godevano certo degli stessi diritti degli uomini, figurarsi quelle categorie universalmente bistrattate come gli ebrei, gli eretici e gli stranieri. Ecco, in Sardegna non era così, nella Sardegna giudicale arborense non era così. Anzitutto Mariano IV, il padre di Eleonora d'Arborea, ha abolito nel 1355 la servitù coatta ed è stata una vera e propria rivoluzione. Praticamente la condizione di servo da allora in poi sarebbe diventata volontaria e remunerativa, e si può dire a posteriori che nascere servi in Sardegna era di certo meglio che nascere servi in qualsiasi altro paese d'Europa e d'Italia. Le donne nella Sardegna giudicale arborense erano soggetti di pari diritto rispetto agli uomini nelle transazioni, nelle acquisizioni, nelle successioni, nelle eredità. Nella Carta dell'Ovu, il codice di leggi famosissimo di Eleonora d'Arborea, promulgato intorno al 1392, ci sono numerose disposizioni in cui si tutela l'integrità e la dignità fisica.